Dunque, tanta paura rappresenta, dal mio punto di vista, l'acme di una tradizione, diciamo, che mio padre ha portato avanti nel cinema di genere. Se dovessi, come dire, definirlo, insomma, questa tradizione è un, come dire, un fare film di non genere all'interno del genere, che è un ossimoro, ma che però rende bene l'idea di quello che sto per dire, cioè nel senso che no, ha sempre cercato di rifuggire da tutti gli stereotipi che erano proprio nel cinema di genere, non so, laddove si faceva la commedia cosiddetta all'italiana, in cui si ricercavano determinati vezzi che erano tipici appunto di questo tipo di cinema, lui invece, come dire, cercava di introdurre, diffondere la comicità, una sana comicità con il melodramma all'interno della commedia, cioè faceva un esperimento che era totalmente diverso, oppure non so, laddove c'erano, per esempio nel cinema western all'italiana, in cui, come dire, c'erano personaggi tra di loro che si fronteggiavano uno più cattivo dell'altro e lui, come dire, vi inseriva invece una storia d'amicizia. Con tanta paura questo processo, diciamo, giunge in qualche modo un po' a destinazione, diciamo, è l'acme un po' di tutta questa tradizione, di questa, come dire, sperimentazione. So, pensiamo, per esempio, è stato detto, per esempio, che si tratta di un film che presenta un mix tra l'altro di commedia, di thriller poliziesco, erotismo, eccetera. In realtà non è che lui pensasse, come dire, di mettere insieme tutti questi aspetti, era, come dire, la sua spontaneità, la sua capacità creativa che lo portava in qualche modo come dire, a identificarsi in una determinata formula, che non poteva certamente essere quella, insomma, stereotipata di un certo tipo di cinema di genere. E pensiamo anche soltanto al protagonista, al commissario Lomenzo interpretato da Michele Placido, un personaggio assolutamente fuori dagli stilemi dell'epoca. Era il periodo, questo è bene ricordarlo, in cui si facevano i film sulla polizia violenta, sui cittadini che si fanno vendetta, su commissari di ferro. E lui invece, come dire, crea un personaggio che sostanzialmente è un antieroe. È qualcosa che non era ravvisabile, o perlomeno, insomma, non in maniera così chiara e così definita nel cinema di genere italiano dell'epoca, stiamo parlando quindi intorno alla metà degli anni 70. Da dove gli veniva questa capacità di variare, di creare, di dar vita a diverse forme di cinema, insomma, o di genere all'interno del cinema, che ripeto, non era una soluzione artificiosa, ma faceva parte, come dire, del suo istinto, della sua creatività, della sua volontà in qualche modo di raffigurare un mondo. Tutto questo, secondo me, io ho già avuto modo di spiegarlo altrove, gli veniva dalla sua esperienza del documentario, insomma, con il quale peraltro esordì agli inizi degli anni 60, insomma, da Mondocane, Malamondo, eccetera, eccetera. Proprio laddove c'era questa commistione sia, voglio dire, di situazioni che di stati d'animo, che tra di loro potevano andare, come dire, dall'ilarità al dramma, voglio dire, dalla sofferenza alla gioia. E questi aspetti in qualche modo, come dire, si ritrovano poi anche nel suo cinema di fiction. Lui diceva che un mondo è un nucleo, in definitiva all'interno di questo nucleo ci sono diverse diramazioni, ci sono diverse sfaccettature e molto spesso anche diverse sfumature, nel senso che aspetti che possono apparire tra di loro contraddittori, in realtà danno vita poi a una visione di insieme unitaria. Ci sono almeno due elementi che sono tipici, insomma, in tanta paura del cinema di mio padre. Uno è, come, la caratterizzazione del personaggio principale, come dicevo prima, di Lomenzo. È questa sorta di antieroe che lui in qualche modo varia. Aveva già avuto un esperimento in precedenza, che era quello dell'ispettore Tellini, interpretato Giancarlo Giannini nella Tarantola dal ventre nero. Questo personaggio profondamente umano, al di fuori di determinate convenzioni, che mentre il personaggio di Tellini, se vogliamo, era, come dire, racchiuso in questa sua timidezza di fondo, mentre invece il personaggio di Lomenzo ha una vivacità, ha delle caratteristiche, insomma, che lo pongono decisamente al di fuori, insomma, di qualsiasi limitazione. Personaggio estremamente vivace, progressista, seppure con qualche lato di moderazione, si veda per esempio il suo rapporto con le donne, e che si trova a combattere contro qualcosa, contro un drago, contro qualcosa che è più forte di lui e che alla fine, come dire, con il quale si scorna senza riuscire a trovare una soluzione, cioè la violenza diffusa
nell'ambiente che lo circonda. E questo è il secondo aspetto che domina nel cinema di mio padre, cioè il senso della violenza, la violenza che incombe sul mondo. Insomma, non solo era la tematica dei documentari, ma anche dei film successivi, penso da Occhio Selvaggio, La Cattura. E qua e là anche un tema che riprenderà successivamente con altri film, insomma, negli anni 70. A violenza che si caratterizza per essere un cortocircuito in qualche modo, si autoalimenta. Questa meccanizzazione che è dovuta al fatto che c'è sia una violenza prodotta dal potere, dal bisogno di dominare, dall'edonismo. E dall'altro la violenza che nasce per reazione, quindi una violenza di carattere, una violenza dei poveri in qualche modo. Lomenzo lo dice apertamente, cioè lui vuole combattere la violenza in tutti i suoi aspetti, e questa era una delle caratteristiche fondamentali che mio padre, insomma, testimoniò ai giornali, cioè quello di fare, voglio dire, del personaggio principale, come dire, un antigiustiziere. Anzi, il suo film doveva essere la risposta al giustiziere della notte, nel senso che il personaggio, che poi risulta essere in qualche modo un perdente, è contro ogni forma di violenza, sia che venga espressa, diciamo, nelle forme, diciamo, dell'individualismo sfrenato, come egli lo concepì, sia nella forma della reazione che prende forma nella polizia privata incardinata da Pietro Ricci, insomma, questa reazione della polizia privata al servizio dei ricchi, che a sua volta esercita una violenza che di reazione alla violenza diffusa che c'è nella società. Però, se devo dire un aspetto che in qualche modo contraddistingue Tanta paura, che lo differenzia da altri progetti di mio padre, naturalmente che presentano peraltro altre caratteristiche, è proprio la pista narrativa. Pista narrativa che lui appunto elaborò con Zapponi e Oldoini. È curiosa anche la scelta che gli ha fatto di Zapponi, cioè, voglio dire, sceneggiatore felliniano e quindi che ha, come dire, una matrice dedita alla commedia fantastica, e dall'altro aveva fatto anche Profondo Rosso di Argento. E con loro tre lui riuscì a imbastire questa pista narrativa che, se da un lato illuminava lo squallore della prosaicità quotidiana, dall'altro, come dire, innescava una pista ulteriore, una strada ulteriore che appunto sapeva di fantastico, sapeva quasi di surreale, e il cui elemento, il tramite di voltaggio da questo elemento, da cui si dipana, diciamo, da questa realtà prosaica, è rappresentato proprio da questo libro di figurine di Pierino Porcospino. Una favola per bambini che dà vita, come dire, a una tragica favola per adulti poi, cioè che è quella del gioco del potere, del modo in cui il potere si organizza, si realizza e si diffonde nel mondo, in tutte le sue forme. E naturalmente lo strumento con cui il potere si diffonde è la violenza. Ora, questo aspetto, insomma, che dicevo, questa doppia realtà, da un lato illumina, insomma, la surrealtà di certi aspetti. Pensiamo, tra virgolette, la grandezza del potere rappresentata dal personaggio di Eli Wallach, dal capo della polizia privata, da Pietro Riccio. C'è una scena, secondo me, che ha un fascino baviano, che è proprio quella in cui Pietro Riccio è a colloquio con Hoffman, che sta dietro le sbarre. Ecco, lì, come dire, c'è questa, come dire, stupefazione, in qualche modo, questa ricerca, questo alone del potere che si esercita appunto attraverso, come dire, strumenti quasi fiabeschi, e che però dà vita poi a quello che è il contenuto fondamentale, cioè a quello che dicevo prima, cioè alla dimensione ludica del potere, e insisto in particolare proprio su questa definizione ludica, cioè nel senso il gioco che si esercita, che esercita il potere nelle forme della violenza, e che si caratterizza in parte per irresponsabilità, peraltro per anarchia vera e propria, per non sentire rimorso o colpa per ciò che si è fatto, e fondamentalmente nel dominio che si esercita sui corpi delle vittime. La scena emblematica in questo senso probabilmente è proprio il banchetto con la prostituta da parte degli amici della fauna,
in cui ecco, questo senso, in qualche modo, il dominio sui corpi, insomma, che dà vita a questo erotismo perverso, è una tematica che vorrei ribadire, anche, era anche presente all'epoca in certe tematiche anche di autori colti, cioè pensiamo soltanto che l'anno prima in cui uscì E tanta paura, nel 1975 uscì Salò di Pasolini, cioè un film incentrato esattamente su questa tematica, insomma, il dominio sui corpi come ricerca di consenso, ma che fondamentalmente come ricerca, come dire, di dominio assoluto, cioè l'anarchia del potere in tutte le sue forme. E però c'è anche un atteggiamento distaccato, c'è cioè l'ironia fondamentale che suscita insomma, questa favola tragica per bambini, questa, si fa per dire, nel senso che Pierino Porcospino in, come dire, instilla anche questo senso di ironia profonda che c'è nel film, che appunto è il senso che dà appunto di questo potere che emerge, o vuole emergere, ma che in realtà non riesce poi, come dire, ad assumere questa visione da grande occhio, insomma, penso, per esempio, alla scena finale degli specchi, insomma, che mio padre proprio trasse dal film di Orson Welles, dalla Signora di Shanghai, che è un omaggio, ma allo stesso tempo, come dire, questi specchi che si riflettono laddove si sta per svelare la vera identità dell'assassino, è come un potere in qualche modo che si riflette in diversi modi, in forma, come dire, quasi gigantesca, no? Che si autoriproduce per poi, come dire, smaterializzarsi e svanire. Per certi versi mi ricorda, oltre che la favola di Pierino Porcospino, certi aspetti che sono tipici, per esempio, della pittura, non so, dell'Ars Moriendi dei secoli scorsi, dove c'erano queste figure che spiccavano per la loro essenziale innaturalità e inessenzialità, qualcosa che dava vita, come dire, a degli esperimenti di violenza e poi scomparire immediatamente. Insomma, ecco, mi viene in mente un'altra scena del film, cioè la scena del delitto all'interno degli studi televisivi. Cioè questo senso di astrazione, di meccanicità, di assurdità della violenza, che proprio è messo in evidenza attraverso questo meccanismo dello sfondo parallelo, cioè della realtà parallela, cioè da un lato la realtà prosaica e dall'altra la realtà fantastica che emerge appunto da questo scenario, e che poi, se vogliamo, più in generale è anche un fascino che c'è tra l'ambiguità tra il vero e il falso, che è riprodotto attraverso la macchina cinematografica. Cos'altro potrei aggiungere di E tanta paura? Ma il fatto che per mio padre è stata un'esperienza molto importante, lo considerava uno dei suoi film maggiormente riusciti, e un'esperienza umana da un lato, perché mi raccontò, ma era qualcosa che comunque percepivo anche a livello epidermico, insomma, mi raccontò che comunque c'era un clima splendido sul set, insomma, e si sentiva gratificato da quello che andava facendo. O da quello che ha fatto, perché il film fu girato insomma, tra Milano e altre parti. E dall'altro, quello che gli diede probabilmente questa forza fu anche il fatto di essere libero da condizionamenti produttivi, che purtroppo, ahimè, tante volte nella vita di un artista, come mio padre lo era a pieno titolo, come dire, sono alle volte presenti. In questo caso, lui, come dire, si trovò esattamente, come dire, libero, insomma, di poter dar vita e esplicare, insomma, la sua creatività al 100%.